Salvati, qual è la situazione per quanto riguarda oggi gli operai della Videocon e questo incontro con il prefetto, le prospettive per il futuro? L'incontro serve innanzitutto per la cassa integrazione, perché scadrà tra poco tempo e quindi abbiamo la necessità di garantire una sicurezza a questi lavoratori e alle loro famiglie. Questo è il primo scopo dell'incontro. Siamo convinti che Sua Eccellenza il prefetto interverrà presso Roma per cercare di avere questa proroga della cassa integrazione, che è importantissima. È ancora più importante perché stiamo redigendo l'accordo di programma, all'interno del quale ci sarà questa ipotesi di sviluppo ormai concreta, perché molte imprese hanno presentato delle interessanti proposte e quindi dobbiamo percorrere questa strada, perché è l'unica strada per garantire un futuro a questi lavoratori. Quindi ci sono proposte e ci sarebbe una prospettiva futura, quindi sembra, dice Salvati. Certo, i lavoratori non chiedono assistenza, i lavoratori vogliono lavorare, chiedono lavoro. E quindi all'interno di questo accordo di programma non stiamo dimostrando che non stiamo facendo niente, lavoriamo sia in centrale che in assicurazione, dobbiamo fare un'idea di legge.